questo piccolo scudo bianco e blu è comparso pochi giorni fa sui muri del castello sforzesco. Probabilmente in pochi lo noteranno passando sotto la porta del filarete, eppure il suo significato è tutt'altro che piccolo. Si tratta del simbolo, internazionalmente riconosciuto, che marchia i monumenti da proteggere e tutelare anche in caso di guerra. Un simbolo nato dopo lo scempio del secondo conflitto mondiale approvato dalla Convenzione dell'Aia del 1954. Ad apporlo sono i comitati locali della Croce Rossa. Per far capire l'importanza di questo scudo blu, vorrei farvi una domanda. Che cos'è Atene senza il Partenone oppure la Torre Eiffel a Parigi senza la Torre Eiffel? Questo è il senso del progetto, cioè questo monumento che è un po' emblematico per Milano, c'è racchiusa la storia, l'identità di Milano, e per cui devastarlo in un conflitto armato sarebbe qualcosa che toglierebbe la memoria di un luogo. Quello del Castello Sforzesco è il primo scudo blu che viene affisso a Milano. In Italia, infatti, la Convenzione dell'Aia è stata applicata in modo inferiore alle esigenze del territorio e il suo contenuto non è stato adeguatamente diffuso nemmeno tra gli addetti ai lavori. Eppure i conflitti recenti anche in Europa dimostrano come i beni culturali siano un obiettivo strategico delle forze in campo e la cui distruzione non è più un evento collaterale dello stesso, ma un metodo di combattimento pianificato. Quello del Castello Sforzesco dunque potrebbe essere solo un primo passo verso una maggiore tutela e cura del nostro patrimonio culturale. Siamo molto orgogliosi di essere il primo edificio storico milanese che viene contrassegnato dallo scudo blu. È noto a tutti che nell'agosto del 43 il centro di Milano fu segnato da questi bombardamenti molto distruttivi, volti proprio a distruggere il patrimonio culturale, che è un modo per ferire una popolazione. Il Castello Sforzesco è stato uno degli edifici più segnati da questo bombardamento e quindi è stato scelto per ricordare questo evento, nella speranza che non si verifichi ovviamente mai più. Lo scudo blu serve però a ricordare, perché bisogna ricordare per evitare che queste cose succedano di nuovo.